canale Il Senso di Casa Mia. Mi chiamo Angela e oggi faremo un video inerente il cibo. Quindi ho deciso di fare un video tag che spopola molto e spesso ed è un What's in my fridge? Quindi cosa c'è nel mio frigorifero? Appena l'ho fatta ieri, quindi già qualcosina manca, però ho fatto la spesa che sostanzialmente mi dura una settimana, 10 giorni. Se seguite i miei video spesa sapete insomma come mi gestisco. L'ho fatta online, quindi ho cercato di ordinare un po' di tutto. Vi faccio vedere cosa c'è nel mio frigo. Allora, così lo vedete un po' aperto, vi porto mano a mano per farvi capire un po' come io lo organizzo all'interno. Nella parte alta cerco di metterci la verdura che utilizzo, che devo utilizzare a breve termine, e poi c'è il reparto delle uova. Nel reparto intermedio ci metto per lo più i latticini, quindi va dallo yogurt della colazione alle mozzarelle, il formaggio, il parmigiano da grattugiare, LC1 in questo caso, insomma tutto ciò che riguarda i latticini, mentre nel reparto di sotto vado a mettere l'extra, quindi altra frutta, altra verdura che mi è avanzata. Se ho comprato delle cose fresche, quindi vi faccio vedere, in questo caso ho preso dei burger e quindi li ho sistemati qui. Poi abbiamo i due classici cassetti dove ci metto per di più la frutta che non mangiamo, quindi quella che si deve tenere la tengo in frigo, mentre quella che mangiamo abitualmente, quotidianamente, la tengo in un cestino fuori frigo, in modo che appunto non è fredda quando la mangiamo. Questo invece è il cassettino che si estrae, che adesso mantiene i due laterali aperti, dove ci metto carne e pesce che acquisto per la settimana, che adesso li vedete qui, però tengo qui dentro quelli da consumare nell'arco di 48 ore al massimo, mentre gli altri vanno nel congelatore. Quindi ora vi porto più da vicino per farvi vedere nel particolare che cosa ho nel mio frigorifero. Allora, eccoci qui, partiamo dal reparto superiore, quindi dalla verdura che utilizzerò a breve termine. Se sentite ogni tanto il beep è del frigorifero che naturalmente quando è aperto fa il suo suono. Allora, ho comprato questa che ultimamente sto comprando spesso perché mi piace tantissimo, ed è l'insalata belga. Ho delle carotine, dietro lì come vedete ci sono dei peperoni gialli, non ho trovato quelli rossi, ultimamente li prendo meno perché nella confezione di quelli rossi escono spesso verdi e a me quello verde non mi piace. Ho preso degli iceberg, di solito prendo l'insalata romana, in questo caso ho preso l'iceberg perché non era disponibile quella romana nel servizio online, e ho preso dei finocchi che mangiamo sia così crudi ad insalata, spesso come l'insalata quella siciliana, quindi anche con le arance che è buonissima, a volte li faccio cotti o in padella o gratinati al forno che sono speciali, mentre dietro ci sono due broccoli che in questo periodo adoro tantissimo. Quindi questa è tutta la parte della verdura che utilizzerò a breve termine, mentre vedete qui nel laterale ci sono le uova biologiche che sono all'incirca 12, no, in questo caso sono 10 perché due sono state già consumate. Ripiano successivo, quindi quello intermedio, come vi dicevo, per la maggior parte o quasi soprattutto latticini. Quindi partiamo da questo laterale che ci sono gli yogurt interi che prendo per Samuele. C'è lo yogurt greco, questo sempre del marchio Estelunga con cui ci troviamo bene, 0% grassi, che utilizza mio marito. Qui c'è una scatoletta dove ho inserito tutti gli LC1 che spesso beviamo a colazione, io, il bambino, mio marito, tutti quanti. Mentre dietro, vi faccio vedere, spostiamo un pochettino per praticità. Allora, qui dietro ho messo un altro contenitore con dentro, diciamo, un po' gli sfiziotti, un po' il dolcetto, ecco. Ho preso sia i Müller che erano in offerta, quelli yogurt cremoso, così, e poi ho preso anche questi altri che sono praticamente proprio tipo delle coppette, ecco, doppio strato, doppio piacere, che sono i Fruit Passion. Li ho presi sia i frutti di bosco, se non sbaglio ho preso anche un altro gusto,
Questo è lo yogurt cremoso, questo che è con cuore di agrumi e mango, che deve essere delizioso. Comunque, insomma, tutti diciamo dolcetti, perché comunque questa tipologia di yogurt ha all'interno sempre gli zuccheri, e poi ci sono questi mini mumù per Samuele piccolini. Quindi li rimetto dietro senza combinare danni. Provo a spostare per vedere. Questi sono i fiocchi di latte. Quelli con lo yogurt che io spesso utilizzo a colazione quando voglio la colazione salata, quindi una fettina di pane con questo sopra ed è ok. E questi che sono gli yogurt che mangio io, gli Activia con le fibre. Ho preso la confezione da 8 perché era anche scontata. Dietro troviamo ho preso delle zuppe. Allora, questo è per i latticini, lo sposto un attimino, poi ve lo faccio vedere. Ho preso la zuppa, questa del marchio Estelunga, che erano un po' scontate, e c'era con scarola e fagioli. Oggi ne abbiamo mangiata una con miglio e lenticchie, e lì dietro ce n'è una con verze e lenticchie, che anche quella deve essere buonissima. Ho un avocado qui, ho comprato queste mousse proteiche per mio marito, erano scontate, ne ho prese un paio, di solito non le prendiamo mai, però appunto scontate ne approfitto. Qui c'è una mozzarella, avevo comprato il pacco da 4, ne abbiamo mangiate ieri 3, quindi ne è avanzata una. E qui c'è un'altra piccola zuppa, che è quella monoporzione. Queste monoporzioni zerbinati, che è pasta e fagioli, quindi una sera che magari sono solo io mangio quella, insomma. Quindi cerchiamo di rimettere tutto com'era, o almeno ci provo, così gli yogurt miei erano qui, questi li spostiamo in qua, e così posso rimettere lo yogurt greco qui e posso rimettere LC1 qui. Mi sposto dall'altro lato per farvi vedere questa scatola di latticini. Allora, avevo tolto prima questi, ho acquistato due pacchi di le provolizie, insomma, l'auricchio, quello dolce. L'ho preso perché vorrei fare una lasagna particolare dove richiedeva appunto il provolone dolce, quindi l'ho acquistato già così a fette. Questa è la scatolina dei latticini, sostanzialmente. Quindi formaggio spalmabile, questo del marchio Estelunga, galbanino nuovo con il galbanino, quello che avevamo già aperto da consumare. Ci sono le sottilette, noi utilizziamo queste al gusto mozzarella, e poi ho anche un pacchetto qui che non riesco ad estrarre, ma sono quelle senza lattosio per mia madre, perché lei è intollerante al lattosio. Ho trovato questi Erdammer cubotti, che secondo me devono essere deliziosi per uno sfizietto di merenda con i crackers, quindi li ho voluti prendere. Ho preso il caprino, che spesso con i pesti che faccio di primo per condirci la pasta, soprattutto con i peperoni, è un buonissimo, ci sta davvero bene. Poi c'è un pezzo di burro che ultimamente acquisto perché la domenica provo a fare la pasta frolla per fare dei dolcetti e non andarli ad acquistare. Mi sta tutto cadendo dalle mani, comunque abbiamo quasi terminato. Qui c'è un altro spalmabile light, è la robiola. Quindi questi sono tutti i latticini che per il momento ci sono qui nella mia scatoletta. Eccola riempita di nuovo nella mia scatoletta dei latticini. Dietro vi avevo già fatto vedere le zuppe, quindi anche il secondo ripiano è terminato. Nel ripiano qui sotto abbiamo questo, che non è al suo posto ed è un pezzettino di ricotta salata che spesso grattugiamo sulla pasta, più che altro io e mio marito, perché il bambino preferisce il parmigiano reggiano. E qui invece c'è un po' di insalata capricciosa che mangia mia mamma, gliel'ho messa in quella confezione. Questo è il formaggio grattugiato che noi teniamo in questo contenitore praticissimo, quindi lo tagliamo a pezzetti e prendiamo il pezzetto ogni volta che, insomma, ne abbiamo bisogno sulla pasta. Poi ho delle ricottine qui,
che spesso sono la merenda di mio marito, quindi una ricottina con un po' di cereali, e gli compro queste pratiche piccoline da 100 grammi, mentre dietro ci sono questi che sono per mia madre. Ce li ho qui in modo che il bambino non li prenda, perché appunto lei li acquista per mangiarli lì, insomma. Qui ci sono questi pomodori grandi che ora metto nella parte di sopra, che non entravano. Ieri ci ho fatto una caprese con quelli che mancano, e quindi sì, io quelli li utilizzo solo per la caprese, di solito acquisto quelli piccolini. Questi sono i burger che vi dicevo, erano in offerta alla fattoria Veg, bontà vegetale, e sono basilico e pinoli, carote e timo. Li assaggeremo. Intanto si è spenta la luce perché è troppo tempo che è accesa. Poi richiudiamo e la facciamo riaccendere tra un attimo. Ho preso sfoglia grezza con spinaci, appunto perché voglio provare a fare quella, una lasagna particolare, che ho visto una ricetta con il provolone, e ho trovato questi molto pratici per un pranzo veloce, che sono gli gnocchi con la zucca, quindi con patate e zucca cotte al vapore. No, qui dice patate fresche cotte al vapore, la zucca non so dove si trova, se forse si trova all'interno, non lo so, lo scopriremo. Qui ci sono due pacchi di piadine, uno già aperto, e infine qui ho preso anche le castagne. Ho preso queste cotte al vapore perché voglio provare ad inserirle in qualche ricetta di zuppa. Quindi metterci un tocco di castagne anche in una zuppa e vedere se il sapore può piacerci di più. Quindi provo a reinserire tutto qui. Questo è il contenitore della frutta e della verdura che devo consumare più velocemente, perché magari ce l'ho da più tempo nel frigorifero, e ho un crauto, questo tipo cavolo viola, insomma un crauto, ho altri, un finocchio e mezzo da terminare, qualche limone e un pezzo di zucca, mentre qui ho la, mi sposto dall'altro lato se no non riesco bene, ho un bel pezzone di zucca delica, e qui ho zucchine e melanzana, quindi insomma come frutto, cioè come verdura sono abbastanza fornita. Ora chiudo per far riaccendere la luce e passiamo ai due cassettini. Eccoci, allora nel primo cassettino qui c'è poco perché ci sono maggiormente le mele e un pompelmo, il pompelmo più che altro per separarlo perché io non lo distingo facilmente. Questo è, direi, è molto molto pieno, e comunque c'è tutta la frutta, quindi c'è banane, mandarini che sono clementine, quelli senza semi, arance, sotto dovrebbe esserci un cacomela, ci sono delle pere. E buon, questa è la frutta che utilizziamo in questo momento. Qui sotto invece vi ho detto che c'è carne e pesce che utilizzeremo in settimana. Il pesce l'ho già cucinato e quindi mi è rimasto il pollo, quindi sono i mini filetti, due pacchi di mini filetti di pollo che di solito faccio a spiedini. Qui è rimasto il pezzo di burro, lo rimettiamo su, ok, scusatemi. Quindi due confezioni di mini filetti di pollo che trovo praticissimi, sia da tagliare a tocchetti, quindi li potete fare in mille modi diversi, e sia per farci gli spiedini impanati che escono buonissimi. Erano in offerta i pacchettini piccoli di Würstel, di solito non li compro mai, però costavano 50 centesimi l'uno, sono questi della Citterio, e quindi li ho presi, tanto alla fine hanno scadenza lunga, quindi possono stare lì. Ho un pacchetto di pancetta, questa dolce, ho un pacchetto di speck, che questo in questo periodo non manca mai perché insomma con la zucca è spettacolare. Poi ho trovato scontate queste, che sono degli anelli di pollo al gusto formaggio e cipolla, da mangiare insieme alle classiche birbe, che praticamente sarà la nostra cena di sabato sera. A volte alterniamo queste con la pizza, insomma il sabato sera sappiamo che sono un po' schifezze, e queste saranno le schifezze del nostro sabato. Poi ho preso anche delle fettine di petto di pollo per farle o a cotoletta o vediamo un po'.
un po', il kebab, che alla fine questo ha scadenza più lunga ed è pratico da tenere anche da farci una piadina col kebab già cotto, quindi velocissimo. Questa è la carne rossa che utilizzeremo, che mangeremo in settimana, che sono delle scaloppine da poter fare o con di solito le faccio impanate, comunque mi sbrigo molto facilmente a farle impanate. Qui c'è una fettina di prosciutto cotto che mangia mio marito, e qui c'è il classico macinato, questo dell'Amadori, che è di tacchino, che utilizzo per fare il ragù della domenica. In genere questo me lo preparo in anticipo, in modo che la domenica è già pronto, quindi lo surgirò già cotto. Passiamo all'anta. Nella parte superiore ho le cose da consumare già aperte, quindi abbiamo la marmellata per la colazione, questo è un pesto di melanzane già pronto, qui ci sono i capperi, c'è una confezione di tonno già aperta, c'è una confezione di pesto genovese già aperta, e dietro ci sono quelli... che abbiamo utilizzato la colla e i coloranti che abbiamo utilizzato ad Halloween, quindi li tengo lì dietro, alla fine servono solo per quando facciamo tipo i biscotti colorati. Questa intermedia invece riguarda per lo più le salse, le salsine, quindi parto dallo sciroppo d'acero per la colazione, il resto sono tutte salate, c'è la glassa di aceto balsamico, la classica maionese e ketchup, qui laterale ho la salsa di soia e dietro la salsa teriyaki, e poi dietro quelle un po' più particolari, quindi ho questa che è avocado e lime, ho questa che è cocco e lime, ho questa che è quella agrodolce, tutte del marchio Calvé perché amiamo il marchio Calvé, e qui dietro c'è la salsa tahina che mi serve quando faccio l'hummus di ceci. Nella parte qui in basso invece ho l'albume d'uovo che utilizza mio marito a colazione per farsi i pancake, questa è la confezione grande da un litro già aperta, mentre questa è la piccolina da mezzo litro che è molto più pratica, insomma. Qui ho un bicchiere con dell'acqua dove ho messo del prezzemolo fresco, e qui ho già la polpa di zucca che posso utilizzare per fare un pesto, per fare un risotto. È già cotta, già tritata, già pronta. Da quest'altro lato invece abbiamo nel reparto più alto i succhi di frutta e gli estate di Samuele, o io li prendo spesso i triangolini perché insomma sono bellini, sono pratici da portare in borsa, hanno la loro cannuccia e sono piccolini perché cioè sono 100 ml ed è, non riesco a trovare ora dove è scritto, comunque sono 100 ml che sono molto più pratici rispetto a quelli grandi da 200 che Samuele non terminava mai. E poi ho questi dell'estate che lui ha preso più che altro perché c'era il disegnino di Super Mario, ma sono quelli detenati. Ho anche questo che è al melagrana, e ho quest'altro invece che questi li utilizzo io ed è nettare di lampone. Poi c'è anche qualche sfiziotto, qualche cioccolatino, questi sono gli a Pippo. Al ripiano di sotto ho un pezzo di parmigiano che alla fine non deve mancare mai, quindi ce l'ho sempre di riserva. Questo è un pacchettino di pomodori secchi. Qui ho due pesti già pronti, uno di melanzane e uno di zucchine per Samuele, che tengo qui un paio di giorni, se vedo che non li utilizzo li passo nel freezer e quindi sono già pronti per le prossime volte. Mentre qui sotto c'è un'altra salsina che ho comprato la settimana scorsa da Lidl con la settimana greca, che non so leggere, non so come si chiama, comunque è quella a base di yogurt e cetrioli, l'ho assaggiata, è già aperta ed è veramente buona. Infine nella parte inferiore ho questa brocca dove ci faccio io la bevanda di mandorle, quindi ogni 2-3 giorni vado a tritare le mandorle e ci faccio tranquillamente la bevanda che utilizzo a colazione. Ho un po' di frutta essiccata, qui ci sono i frutti fichi secchi, mentre questo è un mix che contiene, non mi ricordo però mi pare mango, ananas, papaya, mango. E buoni, sono buoni. Poi ci sono due lattine, una di Fanta e una di Coca-Cola senza caffeina, un altro succo e questo è l'unico alcol che abbiamo in casa, che tra l'altro appunto non beviamo, come vedete è un campione gratuito che
tra l'altro è aperto, ma ce n'è ancora abbastanza, è aperto da una vita ed è un Jack Daniels. Quindi insomma, vi ho fatto vedere tutto quello che c'è nel frigorifero, ora ci spostiamo e vi faccio vedere anche molto velocemente perché il freezer, perché il freezer io sì ce l'ho organizzato ma anche no, perché prima lo avevo molto più organizzato, avevo il cassetto del pesce, il cassetto della carne, il cassetto del pane, il cassetto delle verdure, il cassetto degli extra. Avendo comunque un freezer molto grande posso fare questa suddivisione. Adesso però mi trovo un po' c'è un insettino. Mi trovo un po' spaesata perché praticamente sto cercando di separare quello che ho da più tempo da quello che ho da meno tempo e quindi insomma ho un'organizzazione mentale più che un'organizzazione pratica nel freezer, ma ve la faccio vedere lo stesso e vi faccio vedere quello che ho comprato in questi, cioè nella spesa di ieri per riempire tra virgolette il freezer. Allora, avremo la prima anta, c'è il box, il primo cassettino dove ho dei pesti già pronti, come vi ho fatto vedere prima anche qui ho quello di zucchine già congelato, questo è per più persone ma sarà sempre di zucchine, non l'ho scritto in realtà che cos'è, mentre dietro c'è qualche ghiacciolino di questi blu. Questo invece è il cassetto del pane, quindi ho dei panini, questi sono i panini arabi, una rosetta, insomma panini vari che nel tempo abbiamo comprato e non terminato, e poi ho anche del pane, questo è il classico pane affettato già imbustato. Nell'ultimo cassetto invece è quello dove ho la carne e il pesce surgelato, quindi in questo caso ho dei mini filetti di pollo, ho due fasciotti di pollo, questi che sono hamburger di cavallo, che ho sì due hamburger di cavallo, questi invece sono due hamburger di vitello, ho due pezzetti di nasello. Ho un pacco di petto di pollo, filetti di petto di pollo e un'altra confezione con soli tre pezzetti perché magari è avanzata da qualche pranzo più grande, insomma erano avanzati e quindi li ho surgelati. Da quest'altro lato invece, eccoci, nella parte superiore ho messo due pizze perché ho trovato questa pizza margherita di Findus, che è l'unica che alla fine ci piace di quelle surgelate, le altre sono un po' nì. Altri ghiaccetti, questi qui blu, e poi ci ho aggiunto anche questa che è Virtù di Zuppa, leggerezza della Orogel. Nel cassetto di sotto invece c'è un po' il delirio perché ieri quando è arrivata la spesa ho buttato tutto lì per paura che si scongelasse, quindi la devo effettivamente un po' sistemare. Allora, ho le crocchette, queste con il prosciutto e le patate del sempre del marchio Findus perché erano in sconto, quindi le ho prese. Un'altra zuppa, questa è ceci e lenticchie, che è pratica perché si cucina in pochissimo tempo. Ho questo che è il sughetto, quelli sughetti già pronti a base di pesce, e questi ci sono i gamberi che noi adoriamo tantissimo. Infatti poi ho comprato anche una confezione di gamberi argentini. Ho preso una confezione di fiori di merluzzo, questi della Findus che erano sempre in sconto. Sempre della Findus anche i bastoncini Findus che utilizzo pochissimo, però a Samuele piacciono tantissimo, quindi quando non ho idee, quando sono di fretta, due bastoncini e siamo ok. Sempre del marchio Findus ho preso anche i supplì, che sono quelli con la mozzarella e il pomodoro dentro. Ho preso verdure, i fagiolini extra fini che mi piacciono tantissimo. Ho una confezione di spinaci già aperta, quindi già iniziata ad utilizzare. Ho questi che sono bastoncini di verdure con edam da Valle degli Orti, che l'ho presi a Conad in offerta la settimana scorsa, non li abbiamo ancora provati. Dentro c'è disegnato mais e piselli. E poi ho un po' di frutta surgelata, tipo fragole, mango, questo tipo di frutta qui.
Quindi ora risistemo tutto dentro. Infine, nell'ultimo cassettino, era quello dedicato ai gelati. In questo momento c'è solo un pacco di cuori di filetto di Nasello e due ghiaccioli, due polaretti avanzati dell'estate e un calippo avanzato dell'estate che penso che aspetterà la prossima estate prima di essere mangiato. Quindi con questo è tutto, vi ho fatto vedere tutto quello che c'è nel mio frigo e stavolta anche nel mio freezer. Infatti se vedete qualche video, parecchi video fa, avevo già fatto un cosa c'è nel mio frigo, però non avevo incluso la parte del freezer. Questa volta ve l'ho fatto completo con frigorifero e freezer. Subito dopo aver fatto la spesa mi sono ricordata, perché alcuni di voi me l'avevano chiesto e mi ritrovavo sempre che lo devo fare, ma avevo il frigorifero semi vuoto, quindi non avrebbe avuto senso. Invece adesso che era super pieno, super carico, pronto per la settimana che ci aspetta, vi ho fatto vedere tutto. Questo è quello che io ho nel mio freezer, questa è la mia organizzazione. Secondo me necessito di qualche contenitore in più per avere un'organizzazione migliore, però per il momento tutto è a portata di mano, tutto è abbastanza semplice da trovare, quindi per me l'organizzazione va bene. Comunque, se avete dei consigli da darti, scrivetemeli qui sotto e se il video ti è piaciuto ricordati di lasciare un like, condividilo con i tuoi amici così da farmi crescere un po'. Ti mando un bacio grandissimo e grazie per aver visto questo video. Ciao!